Bella ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. Oggi torniamo con un video incredibile perché è da settembre che non vi porto questo video. Era la prima volta come gestire la qui in campo. Per poi che la vuole mettere nella terra di nessuno. Bene, lo rifacciamo adesso con la modalità draft in questa miniserie che si svolgerà insomma una volta a settimana, sperando di portarla a termine, ovvero il foot draft che conoscete tutti benissimo. Questa è la squadra, signori, devo dire abbastanza interessante e forte allo stesso tempo, nonostante quell'intesa che come vedete non è proprio massima, ma comunque sono riuscito ad adattarla nel modo migliore con i giocatori che ho trovato, ovvero un 4-3-3, quindi Buffon tra i pali, difesa 4 con Sergio Ramos e Koulibaly, i due centrali a destra Florenzi, a sinistra Pasquale, così buttato a caso. A centrocampo Matuidi, Schweinsteiger e Allan, e il tridente direi delle meraviglie con Ibra, Neymar e Di Maria. Ma anche la panchina è molto interessante perché qui Higuain l'ho lasciato fuori, perché comunque tra lui e Martial ho pensato che se esce Ibra non faccio uscire Ibra e fa entrare Higuain, al limite lo faccio uscire per far entrare Martial. E questa quindi è anche la nostra panchina e tutti gli altri giocatori. Quindi direi di non perderci in chiacchiere e di andare subito a cercare il primo avversario. Giocheremo una partita episodio sperando di non perderla subito, perché altrimenti è una serie inutile. E quindi niente, ci vediamo in partita. Questo dunque è il primo avversario di oggi, cioè l'unico, l'avversario di oggi insomma, che ci mette davanti uno squadrone, ragazzi. Io ho paura che questo ci apra. Forza ragazzi, forza fede. Cerca di far correre sulla sinistra Pasquale, che prende il giocatore più scarso che abbiamo in rosa. Poi Neymar riesce a saltare l'uomo, in mezzo c'è Ibra, visto, servito di lasciarla a Di Maria perché era in fuorigioco Zlatan. C'è via prima Casillas, il primo a fondo del Bomber Team. Saltare Ames, ma non ci riesce, non è che Florenzi. Che gira benissimo Florenzi, che arriva anche in zona tiro. Serve Allan, palla dentro, grande azione, Schweinsteiger! Bastian Schweinsteiger porta avanti il Bomber Team, grandissima azione e 1-0. Dopo 6 minuti, un vantaggio molto importante. La va sul sinistro, Ronaldo in area di rigore, lascia il pallone a Müller, calcia Müller! 1-1. Riesce subito a ottenere il gol del pareggio il nostro avversario, ma abbastanza scontato perché si è visto subito come sarebbe finita quell'azione. Ramos sfortunato nel rimpallo, calcia addosso a Modric che poi manda in porta Griezmann, l'apertura per Ronaldo, attenzione a CR7, dentro ancora esce Buffon, palla serve Griezmann che torna da Müller, poi palla verticale per Griezmann, Griezmann chiude Pasquale, ancora Griezmann in area di rigore, finisce per terra, rigore, calcio di rigore, Müller contro Buffon al 18esimo. Parte Müller che si ferma, calcia in porta Buffon! Il pallone serve Ronaldo, il contropiede veloce con il pallone dentro per Griezmann, bella partita, l'apertura verso Messi, in mezzo ancora per Griezmann, Griezmann in area di rigore, calcia in porta Buffon sul palo e poi 2-1. Gol di Ronaldo, è chiaro che soffriamo perché comunque lui ha un'intesa anche migliore della nostra, oltre ad avere una squadra migliore della nostra, e quindi è difficile. Siamo già stati fortunati prima sul parando insomma quel calcio di rigore. Adesso dobbiamo provare a riprendercela. Critica con il pallone, se la riprende Matuidi, a destra c'è Di Maria che viene servito, in mezzo sempre Ibra, Di Maria, la rabona per Ibra, poi Neymar, è fuori gioco. Grande giocata di Di Maria e Ibra ha ciccato quel pallone sfortunatamente, poteva essere un grandissimo gol. Quindi palla dentro per Messi, Koulibaly riesce ancora a chiudere, serve Di Maria, vuole ripartire il Bomber Team, appoggio centrale per Allan che poi riallarga ancora per Di Maria, tanto campo per l'argentino che può spingere, punta l'area Di Maria, c'entra adesso, poi si ferma ancora Di Maria, alla fine lo chiude Mathieu con grande sicurezza ed è anche l'ultimo atto del primo tempo. Siamo sotto per 2-1, eravamo andati in vantaggio e bisogna riprendere questa partita perché è possibile, abbiamo avuto anche un'occasione abbastanza importante con Ibra e successivamente con Neymar in fuorigioco, quindi forza ragazzi, proviamo a ribaltare questa situazione. In mezzo al campo mette ordine, poi Allan per Martial, gran palla per Neymar, di rigore Neymar col sinistro, Neymar 2-2, torniamo in parità, grande azione, ancora una volta corale di squadra e segna il brasiliano. Si torna dunque
sul punteggio di parità, bravo Neymar qui a farla scorrere, poi va col piede debole, debole un parolone perché ha calciato una saracca assurda che ha superato Casillas, ma adesso torna ancora in avanti il nostro avversario con Messi che si defila, Messi in aria, attenzione a non commettere fallo, alla fine Koulibaly lo chiude, Messi se la riprende, attenzione qui, mamma mia, azione a Müller che poi cambia lato, Ronaldo in area di rigore, Ronaldo prende il fondo, la mette dentro, ancora Ronaldo all'indietro, Koulibaly a chiudere, un intervento incredibile e decisivo del difensore del Napoli, sembrava un gol fatto, vuole portare la palla sul sinistro, poi cerca Allan, triangolo che si chiude con il pallone per Martial, ancora Allan, prova a calciare, deviazione, vale, torna ad Allan, con sinistro, la risposta di Casillas, pericoloso il bomber steam al 73esimo. Finiscono i 90 minuti, quindi ci andrà ai tempi supplementari, Martial senza fallo su CR7, serve Pasquale. Dentro ancora per Martial, occhio che è partito anche Guarilla, palla per Neymar, tira di cuore Neymar sterza, ancora Neymar con le finte, Neymar cerca di creare qualcosa, è passato, grande magia di Neymar che poi calcia in porta Casillas, che miracolo, ma che giocata di Neymar, attenzione che stanno ripartendo, il lancio per Griezmann, deve uscire, poi non esce più Buffon perché la palla è troppo larga, Griezmann col tocco sotto sul fondo, mamma mia, Matuidi, allarga per Douglas Costa, vuole tenerla Costa, ancora Costa, gran dribbling, riesce a salire, poi Florenzi lascia partire il cross sul secondo palo, Mathieu non sicurissimo, e alla fine si fa i calci di rigore, è anche un ottimo risultato questo per carità, considerando come ha giocato lui, abbiamo avuto anche particolari fortune, il rigore, ricordo, parato da Buffon, quel palo su punizione di Ronaldo, insomma ci è andata bene, però dovevamo sfruttare meglio la ripartenza, che avevamo i giocatori per farlo, comunque, rigori che siamo pronti a cominciare, insomma, il primo è Hazard. Di fronte a Buffon, che ha già parato di rigore in partita. Hazard, destro, rete. Ora Guarin non può sbagliare, altrimenti si metterebbe male anche dal punto di vista psicologico. E spiazza Casillas. Situazione che continua a essere di parità. Quindi Neymar. Neymar ancora al centro della porta. Costa. Rete. Tanti brividi. Tanti brividi ragazzi. Mkhitaryan parte e segna anche lui. Adesso Martial ha una grande responsabilità perché il terzo è sempre il rigore più importante. Riesce a segnarlo anche lui. Tutti battuti senza perfezione. Insomma tutti battuti con molta paura. Parte Ronaldo. Sempre di là. Una volta dovranno tirare di qua dai. Neymar. Destro, rete. Segna anche il brasiliano. Bene così. Messi, io continuo a tuffarmi di là. Di là sicuramente. Messi si ferma, calcia. Buffon! Buffon! L'ho detto che devo tirarla di là. L'ho detto che devo tirarla di là. Ora Allan. Rigore fondamentale il suo. Non può sbagliare il brasiliano per passare in vantaggio. Parte Allan, rete. Rete. È finita, è finita, è finita anche il rigore decisivo di Allan. Siamo ai quarti, cioè i quarti poi si fa per dire perché non so quarti, però insomma se siamo capiti, mamma mia, siamo riusciti a passare. Pensavo non fosse il rigore decisivo, Allan non è anche risultato, dice a besti cazzi, manco ho capito di che stiamo a parlare. Giustamente non ho capito neanch'io, però va benissimo. Quindi esultano i tifosi del Galatasaray, va bene. E questo è il rigore decisivo, il più brutto della serata. Lo segna Allan, tutti di là, tutti male, li ho calciati. Una bellissima partita ragazzi, io veramente vi chiedo tantissimi like perché comunque è stata una partita molto emozionante. Abbiamo rischiato fino alla fine, ma alla fine siamo riusciti a portarci a casa la vittoria. Molto importante, che adesso possiamo procedere con l'avanzamento. Vedete un po' come funziona se non siete insomma aggiornati su questa modalità, ma penso che tutti quelli che hanno FIFA la conoscono. Quindi praticamente tutte queste vittorie per poi arrivare a 4 vittorie che ci sarà penso un premio, ma non ho mai vinto perché sono una pippa fondamentalmente, quindi e vi do appuntamento a domenica prossima con la seconda partita, magari consigliatemi anche nei commenti un ritocco alla formazione se volete, la formazione comunque ve la faccio rivedere, è la seguente, io poi ho fatto entrare nel secondo tempo Martial al posto di Ibra, ho fatto entrare anche Douglas Costa al posto di Di Maria, chiaramente per sistemare un po' qualcosa. Fatemi sapere anche se volete che provi Higuain, chiaramente poi sistemando un po' la formazione con l'intesa è tutto. Insomma, commentate qui sotto. Se non lo siete già, iscrivetevi al canale. Per il momento è tutto, noi ci becchiamo con i prossimi video e con la prossima puntata, domenica prossima. Quante volte ho detto prossima? Vabbè, bella regà, ciao!
Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why,